Volevo essere punito per quello che avevo fatto, ma Alfred Wooden mantenne la parola. Paradossalmente, grazie alla sua influenza, emersi dalla mia storia di violenza perfettamente pulito, un eroe. Non lo ringraziai. Il mio stomaco non avrebbe retto. Lasciai la dea. Tornai dove avevo cominciato. Di nuovo al lavoro, alla polizia. Scontro a fuoco in un magazzino. Una pattuglia sul posto. È mio. Vado subito. Ricevuto. Non era una chiamata per uno degli omicidi, ma conoscevo l'indirizzo. Era il magazzino di Vladimir Lem. Era invischiato nel crimine organizzato. Tornammo indietro per un attimo. Come fratelli che combattono una guerra civile in fazioni opposte, parole sue. Bisogno di rinforzi, numero imprecisato di individui armati all'interno, possibile presenza di ostaggi. Ricevuto, rinforzi in arrivo. Sto per entrare. Non potendo confrontarmi con il passato, tenni gli occhi sulla strada, lontano dallo specchietto retrovisore e dalla strage che mi ero lasciato alle spalle. Seguì i casi minori, crimini senza identità. Polizia! Oh, agente, calma. Sto solo facendo le pulizie. Andiamo, è tutto in regola. Lavoro per l'impresa di pulizia Splendor. Non hai sentito niente di sospetto? No, no. Aspetti. Intende il magazzino d'armi da fuoco al piano di sopra? Portami là. Muoviti. Certo, agente, se è questo quello che vuole. Lo sa, voi... Ah! Uno sbirro, venite, prendetelo! Il vestimento del tipo non mi aveva tratto in inganno, era una trappola. I criminali si erano vestiti da addetti alle pulizie. Non sono un uomo violento di natura, ma questa è la cosa che più mi fa incazzare al mondo. È un insulto, ecco che cos'è. Noi siamo qui a pulire dopo. Kaufman sta aspettando al furgone. Le armi sono già a bordo. Non appena si saranno occupati del nostro brillante ispettore Gallaghan, potremo anche andare. La stanza sembrava un magazzino di armi, ma era stata ripulita. La segreteria telefonica conteneva un messaggio. Avete chiamato? Non so di cosa, perché sto costruendo delle piccole cose. Lasciate un messaggio da me. Presente un nuovo messaggio. Ciao, Dolcezza, sono Flavio. Credo di essere una pistola nelle tue mani e il sogno di ogni uomo. Mi spiace di non poter venire qui. Tempo delle chiacchiere scaduto. Finiscila! Aspetta un attimo! Quei tipi ci hanno attaccato! Non ho nessun problema con voi, ragazzi! Li avete fatti fuori! Io lavoro per Vladimir! Dolcezza, tu non lavori per nessuno! Che cosa volete? Possiamo... Polizia! Fermi! Uccidila! Oddio, no! Come tutte le cose brutte della mia vita... Cominciò con la morte di una donna. E io non avevo potuto salvarla. Seguitelo, non lasciatelo. Quanto ci vuole? Non è preciso che si termina a cominciare con lei, no? Sbrighiamo la pratica, Kaufman vuole che ci sbrighiamo. Uccidiamo. Codardo.
Uccidilo! Forza, forza! Finalmente! Mona? Max, dobbiamo smetterla di incontrarci così. Mona, quando pensi che niente possa toccarti, stai mentendo a te stesso. Nella migliore delle ipotesi sei temporaneamente morto, ma un fulmine potrà anche rianimarti senza preavviso. I rinforzi erano arrivati, ma gli addetti alle pulizie se la stanno... Aspetta! Sto bene, dannazione. Ehi, stiamo lavorando sullo stesso caso.